Allora, diamo a tutti la possibilità di accomodarsi e poi iniziamo. Ok, allora intanto benvenuti a questo quarto appuntamento di Startup Grind Napoli, che per la seconda volta consecutiva ha scelto la cornice di Città della Scienza per ospitarci. Per ospitare innanzitutto voi, che siete i veri ospiti di questo evento, giovani, meno giovani, imprenditori, start-upper, appassionati sicuramente di impresa, appassionati di business, ma anche di scienza, di tecnologia, considerata la speaker che abbiamo qui stasera con noi, e appassionati, se me lo consentite, di questa meravigliosa e complessa città che è Napoli, alla quale vorrei che facessimo un grande applauso. Ci ascolta. Allora, stasera siamo ospiti, mi dico ospite anch'io, di Startup Grind Napoli. Startup Grind è una comunità globale, è la comunità di Google per imprenditori, che è nata con questo obiettivo: educare, ispirare e connettere gli imprenditori di tutto il mondo. Allora io spenderei giusto una parola per chiarire questi concetti che rappresentano la visione, quindi l'idea del mondo che a noi piacerebbe che si verificasse. Allora, educare gli imprenditori perché oggi chi fa impresa, chi è imprenditore, chi si sente imprenditore, chi lo è già o chi si sta pensando, come dire, di diventarlo, è chiamato a sviluppare una cultura manageriale, è chiamato a sviluppare delle competenze manageriali senza le quali affrontare il mercato del lavoro, il mercato delle aziende in qualche modo diventa particolarmente complesso. Ispirare perché lo scopo con cui nasce Startup Grind Comunità Globale è quello di dare la parola a persone, imprenditori che ce l'hanno già fatta e che quindi possano raccontare le proprie esperienze, raccontare i sacrifici fatti, raccontare le difficoltà che hanno affrontato e i successi che attraverso questo percorso sono stati in grado di ottenere. Allora, dove non arrivano le parole, arriva l'esempio. Un leader, e mi collego al tema della serata, che è appunto quello della leadership femminile, è innanzitutto qualcuno che dà l'esempio, che quindi si mette nella condizione di ispirare gli altri, non soltanto attraverso delle parole toccanti, emozionanti, ma soprattutto attraverso il proprio esempio. Connettere. Siamo, come dire, sempre più abituati all'idea, al concetto di connessione, di rete, di networking, tanto più vero per chi fa impresa, per chi si sta approcciando al mondo delle start-up o per chi l'impresa la fa già da anni. Per Startup Grind l'idea di connettere è qualcosa che va oltre il semplice concetto del networking, della rete di imprenditori. È una connessione profonda innanzitutto tra individui, tra esseri umani, che riconoscono il valore centrale della persona, che riconoscono che in un'azienda l'asset su cui si fonda tutto il successo di un business sono le persone che ne fanno parte. E quando un imprenditore leader è in grado di entrare in connessione profonda con le persone che compongono il suo team, è in grado di generare il vero successo di un'azienda, perché il successo lo fanno, senz'altro i numeri, senz'altro le vendite, senz'altro il fatturato, ma dietro a tutto questo ci sono le persone. Questa nostra visione ha portato uno sviluppo internazionale, globale, della comunità di Startup Grind, che oggi è la comunità globale di imprenditori più grande di tutto il mondo. C'è, come dire, una cartina che in qualche modo riproduce la distribuzione delle comunità locali di Startup Grind, come quella di Napoli che oggi ci ospita, 98 paesi, 200 città, più di 1 milione di imprenditori di tutto il mondo. Questi imprenditori si sono riuniti sposando una visione e soprattutto sposando dei valori. I valori sono, eccoli qui, e tra poco ve li vado brevemente a commentare, sono le cose che sono importanti per noi, sono i drivers che guidano le azioni che ogni giorno mettiamo in pratica.
L'imprenditore che sceglie di far parte della comunità di Startup Grind sceglie di sposare questi valori e di metterli in pratica ogni giorno, non soltanto all'interno dell'azienda, ma anche all'esterno dell'azienda, quindi nelle sue relazioni interpersonali. Fare parte di una comunità fondamentalmente vuol dire anche questo, vuol dire sentirsi parte di un tutto, vuol dire sentire di potersi esprimere liberamente all'interno di qualcosa, all'interno di un progetto che parla di crescita, che parla di sviluppo, che parla di progresso, di miglioramento continuo, di innovazione e che mette tutti nella condizione di poter esprimere il proprio potenziale e mettere questo potenziale al servizio di un progetto, di una visione più grande. Allora, il primo valore, come potete facilmente leggere, è give first, don't take. Quindi, dai per primo, non prendere. L'idea nasce dalla constatazione, o quantomeno dalla nostra convinzione, che quando per primi diamo qualcosa, mettiamo l'altro nella condizione di ricevere e lo rendiamo, come dire, anche più disposto a poterci a sua volta aiutare nel momento in cui se ne presenta la possibilità, se ne presenta l'occasione. Allora un leader oggi, l'idea che oggi abbiamo noi del leader, dell'imprenditore, è quello che è capace di superare la propria visione egoistica, è capace di guardare al di fuori, al di là di se stesso, per rendersi conto che oltre sé ci sono delle persone e a queste persone bisogna dare ancora prima di prendere. Dare innanzitutto fiducia. Uno dei grandi problemi con i quali noi ci scontriamo, soprattutto nel nostro territorio, è la diffidenza. Lo dico da imprenditrice. Noi imprenditori, come dire, siamo i primi che spesso non ci fidiamo abbastanza delle persone che lavorano con noi. Non abbiamo ancora abbastanza fiducia nel fatto che gli altri possano fare le cose non come le faremo noi, ma meglio di come saremmo capaci di farle noi. E allora give first, don't take significa innanzitutto dare fiducia per primi, mettere l'altra persona nella possibilità di sentirsi utile. Make friends, not contacts. Questo si ricollega un po' al tema, scusate, al tema delle reti, del networking, che poi, voglio dire, viviamo quotidianamente attraverso il mondo dei social. Siamo abituati ai social, ad aggiungere amici su Facebook, a creare collegamenti su LinkedIn, a guardare storie su Instagram, ma poi di fatto quanto realmente questi contatti sono delle connessioni, cioè quanto realmente questi collegamenti creano un legame autentico con l'altra persona. Se questo avviene all'interno di una rete di persone, all'interno di una rete di imprenditori, la nostra idea è quella di fare amici e non contatti. Non a caso noi abbiamo scelto per gli eventi di Startup Grind di prevedere sempre un buffet con un buon bicchiere di vino, quando ce ne sarà l'occasione anche di una bella pizza, voglio dire, considerato che stiamo a Napoli, perché entrare in connessione con l'altra persona significa rafforzare quel sistema di fiducia che poi sta alla base del successo di un'impresa. Help others before yourself, cioè aiuta gli altri prima di te stesso. Questo si ricollega un po' al concetto, al primo valore, quello del give first, nel senso che quando ti metti nella condizione di dare qualcosa all'altra persona, probabilmente la stai aiutando ad ottenere qualcosa, a fare, ad ottenere qualcosa che per quella persona è importante. Questo dare fiducia, questo aiuto che tu dai per primo, in qualche modo poi ti ritorna indietro. Non sappiamo se sia karma positivo, non sappiamo se sia semplice, umana, gratitudine, ma è pur vero che quando per primo aiuti le altre persone, nel momento in cui tu hai bisogno di qualcosa, è più probabile che trovi persone disposte ad aiutare te. Allora, questo è come, insomma, se ce lo fossimo dimenticati, siamo a Napoli. E se abbiamo la comunità di Startup Grind qui a Napoli, dobbiamo ringraziare il nostro chapter director Andrea Variale, che non è fisicamente con noi stasera perché è in Silicon Valley.
quindi è direttamente alla fonte, è andato direttamente alla matrice di Google. E, Andrea ha creduto realmente in questo progetto, tant'è vero che ha sfidato una serie di difficoltà, di ostilità, di diffidenze, come quella di cui parlavo prima, ma ha voluto fortemente che Startup Grind fosse presente a Napoli, dandogli una impronta di territorialità che poi ci ha premiato a livello internazionale, perché Andrea ha ritirato il premio per il Best Venue, cioè per il miglior luogo, per la miglior location scelta per un evento di Startup Grind, che è il Maschio Angioino. E non è difficile, insomma, capire perché poi abbiamo sbaragliato la concorrenza a livello internazionale. Quindi ad Andrea io farei un applauso, anche se non è qui, ma sta seguendo una diretta con la diretta live streaming. Quindi mi raccomando, non vi abbandonate a pose di dormienti, perché in qualunque momento c'è un videomaker, c'è un fotografo, c'è una diretta live che potrebbe immortalarvi in condizioni, come dire, discutibili. Se chiaramente questo ogni volta avviene, è anche merito dei nostri sponsor. Climate Food, che si occupa di ecosostenibilità, quindi di sviluppo di sistemi ecosostenibili, che ci segue dall'Australia, proprio per il respiro internazionale che la comunità di Startup Grind Napoli ha scelto di avere. E Oltreamo, che è la società di consulenza strategica e di coaching che accompagna proprio le giovani startup ad analizzare, quindi a capire la fattibilità e poi a sviluppare e soprattutto a realizzare progetti di business. Salutiamo quindi Samantha Jewel, che è il CEO di Climate Food. Ciao Samantha dall'Australia. Credo che lì abbiano le stagioni invertite, giusto? Quindi avranno un clima probabilmente anche persino più piacevole del nostro oggi. E il CEO di Oltreamo, Rosanna Silenti, che è la persona che stanno parlando in questo momento. L'altra persona a cui dovete, insomma, rimproverare qualcosa se vi prende in foto strane è il nostro partner, il fotografo di Life Photography, che non so dove sia, in questo momento è qua, Luca Fratelli. Ok. Allora, ora entriamo nel vivo. Finora ho fatto il parostiello, come si dice qua a Napoli, ho fatto una bella introduzione. Adesso arriviamo nel vivo. Di cosa parleremo stasera? Vi offro giusto qualche spunto, perché desidero che i contenuti della serata siano riempiti dalla nostra ospite, sulla quale volontariamente, come dire, sto lasciando un alone di mistero per aumentare la suspense, perché stasera parliamo di impresa, di impresa che nasce donna e di come la leadership si declina all'interno di un'azienda quando si tratta di una leadership femminile. È un tema sicuramente discusso, non so se sia sempre discusso nella maniera più opportuna, perché, e in questo caso lo dico da donna, spesso siamo le prime a chiuderci in stereotipi di genere. Siamo le prime che, come dire, si chiudono in una visione che è quella che gli altri vorrebbero attribuirci. Quello che invece noi vogliamo fare stasera è portare, raccontare l'esperienza di una donna che ce l'ha fatta, di una donna che ha affrontato la sfida di diventare imprenditrice, la sta affrontando, l'ha superata, sta ottenendo i suoi successi attraverso i suoi sacrifici e attraverso questo esempio dimostrare che avere, sviluppare una leadership femminile è possibile. È possibile che le donne si distinguano in settori tradizionalmente ritenuti maschili, come quello della scienza, della tecnologia, dell'innovazione digitale, ed è possibile fare cultura d'impresa, a prescindere dagli stereotipi di genere, anzi lasciandoceli un po' anche alle spalle questi stereotipi. Allora io non mi dilungherei, vi dico soltanto che come co-direttrice di Startup Grind Napoli sono orgogliosa stasera di avere qui come nostra speaker Mary Francese, eccola qui arrivata.
alla quale facciamo un fortissimo applauso. Eccola qui. Qualora non fosse abbastanza chiaro, ci mettiamo anche l'immagine. E vabbè, quelli da nessuno sbagliamo. Il bello dell'antivirus che si deve aggiornare. E un fortissimo applauso ad Enrico Giuliani. Che, come dire, sono l'uno complementare all'altro. Io ormai non riesco neanche più a distinguerli, sono un'entità unica. Questa entità unica si chiama Neuroguard. Neuroguard è una startup innovativa che ha sviluppato una soluzione integrata per i pazienti affetti da ictus, da grave trauma cranico, da arresto cardiaco, con un sistema particolarmente innovativo che sicuramente Mary sarà in grado di spiegare ancora meglio di me, che è costituito da un collare refrigerante e da un sistema molto innovativo di somministrazione di un farmaco neuroprotettivo. La nostra speaker è Mary. Mary è la co-founder e il CMO di Neuroguard, che entra nel team di Neuroguard prima come MBA Startup Partner, poi nel 2014 come cofondatrice. Diciamo che è l'anima comunicativa di Neuroguard, e sono certa che tra poco ve ne renderete conto da soli, insomma, del perché. Ed è la persona che, insieme ad Enrico, gira tutto il mondo per promuovere la straordinaria innovazione e utilità di Neuroguard e ritirare i premi. Io me ne sono scritta qualcuno perché veramente erano tanti, quindi ho la necessità di leggerli. Ne cito veramente qualcuno, ma sono molti più di questi. Finalista dello European Prize for Women Innovators nel 2016, vince il premio Giuliana Bertin Communication Award come migliore imprenditrice comunicativa, ed è arrivata tra le finaliste del premio ITWIN 2016. Allora, questo è veramente un brevissimo cappello di introduzione a questa ragazza, a questa donna, a questa imprenditrice, che si definisce imprenditrice sognatrice e che è una che non ama chiedere aiuto agli altri. Quindi sarà molto interessante capire come da sola, con le sue forze, sia riuscita ad ottenere il successo che ha avuto. Allora, stasera abbiamo scelto come format dell'intervista. In genere c'è il moderatore che fa domande allo speaker e lo speaker risponde. In realtà stasera, tra donne, perché come vedete siamo tutte donne, abbiamo scelto di metterci un po' in difficoltà, per cui faremo una intervista doppia, nella quale però la vittima è Mary, nel senso che non sono doppi gli intervistati ma gli intervistatori. Quindi ci sarà il diavolo, che questa sera purtroppo è toccato a me di interpretare, e l'acqua santa, che è Caterina Ferrara, che è la nostra responsabile comunicazione, pubbliche relazioni, organizzatrice di eventi per la Startup Event. Ed è, come dire, capitata a fagiolo rispetto al tema della serata, perché è biotecnologa e da sempre appassionata di comunicazione scientifica. Quindi ti faccio partire in vantaggio, Mary. Ti do la possibilità di presentarti in maniera breve e poi attacco la domanda dell'acqua santa. Quindi io mi metto, poi dopo vado io, dopo arrivo io. Allora, un forte applauso, grazie ancora. Per l'invito e per essere venuti. Chi sono io? Sono Mary Francese, ho 31 anni, nasco 31 anni fa a Ottaviano, in provincia di Napoli, anche se il mio accento ormai smentisce le mie origini completamente. E formazione economica con la laurea appunto in economia, un po' studiandola in giro per l'Italia e per il mondo, perché ho sempre amato viaggiare, ho sempre amato conoscere nuove culture. Da lì ho fatto un Erasmus in Finlandia, una summer school a Shanghai e una winter school a Buenos Aires. Chi sono io oggi? Oggi mi definisco un'imprenditrice sognatrice perché con Enrico stiamo inseguendo un sogno. Io sono qui oggi, prima si parlava dell'importanza delle persone, sono qui oggi perché una persona ha creduto in me.
una persona ha creduto in me e mi sta facendo credere in questo sogno. Il sogno qual è? È quello di portare sul mercato un dispositivo medico in grado di trattare prontamente pazienti colpiti da ictus, arresto cardiaco e trauma cranico. Io ho un background economico, una persona con un background scientifico ha deciso di condividerla con me ed ecco che sono qui oggi e porto avanti questo sogno. Quindi mi sento parte di questa comunità perché prima si parlava di give first, don't take. Lui ha dato, non ha tenuto ed eccomi qui oggi, quindi l'importanza della comunità tra le persone. Buonasera a tutti, prendo subito la parola. Innanzitutto vorrei ringraziare alcuni tra i presenti. Ringrazio Tecla Magliacano, che è stata eletta a novembre responsabile del CNA. Ringrazio il professor Lucio Annunziato, del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università Federico II di Napoli. Ringrazio Tommaso Di Nardo, dell'Incubatore Hub di Giuliano. Carmina Nocera, associazionista di Associazione Diabete Junior. E ringrazio comunque tutti i presenti per essere qui oggi. Inizio subito con la prima domanda, Mary. Vabbè, io sono all'acqua santa, quindi sei fortunata, dai, iniziamo bene. Allora, Mary, diciamo che sostanzialmente un'azienda è sempre il prodotto che vende, no? È il prodotto che rappresenta l'azienda. In questo caso si tratta di questo dispositivo che ha ideato Enrico. Quindi la mia domanda è, qual è stato un po' descrivici un po' il percorso dall'idea, quindi dalla creazione di questo collare, a invece alla realizzazione del primo prototipo. E quindi quali sono stati gli ostacoli maggiori che avete incontrato lungo il cammino e quale sarà invece lo step successivo, quindi quando avrete il prototipo definitivo? Bene, quindi la prima domanda nasce... diciamo che questo bisogno va l'azienda stessa, nasce nel 2012 da un bisogno, cioè Enrico Giuliani era a Modena, stava facendo appunto il dottorato di ricerca in medicina clinica sperimentale, c'era un caso in famiglia di ictus, quindi il primo bisogno, come poter affrontare questo tipo di patologie. Curiamo qui il primo aspetto, quindi da cosa nasce l'impresa? Nasce appunto dalla necessità di dover portare sul mercato un qualcosa in grado di rispondere ad un bisogno. Lì poi sono stati un mix di competenze, da curiosità scientifica ed altro ancora, perché dall'idea all'impresa vera e propria ci sono stati i primi ostacoli. Il primo ostacolo è quando si decide di fare impresa, come riesco a trovare i primi fondi per poter andare avanti. Il 2012 noi nasciamo a Modena, l'Emilia Romagna era stata colpita da due forti scosse di terremoto. La zona del Mirandolese il Vignolese era completamente distrutto. La Fondazione Cassa di Risparmio aveva deciso di destinare i soldi non alla ricerca, ma alla ricostruzione post-terremoto. Enrico si presenta alla fondazione e dicono: non possiamo aiutarti perché i fondi sono destinati alla ricostruzione, però possiamo metterti in contatto con un programma d'accelerazione. È lì quindi da una difficoltà una soluzione, quello di dire provo a chiedere a questo programma d'accelerazione. Dal programma d'accelerazione poi c'è l'incontro con le persone, perché l'impresa da cosa deve essere creata? Deve essere creata anche dalle persone. Enrico arriva da solo al programma d'accelerazione, conosce me, vengo affiancata come startup e miei partner, e da lì mettiamo insieme le competenze. Quindi un'altra difficoltà, prima ancora dei fondi, è chi mi può affiancare in questo progetto? Quali sono le persone? Quali sono le competenze di cui io ho bisogno? Poi qui parlerò di un dispositivo medico. Il dispositivo medico per poter arrivare sul mercato deve essere brevettato. Ancora prima deve essere testato. Noi l'abbiamo testato in laboratorio, ora siamo quasi pronti per fare i primi test sull'uomo. Ma come ci siamo arrivati ai test sull'uomo? Con le connessioni, un po' con il territorio e un po' in giro per il mondo. Ormai parlo tanto, lo so, di connessione, per quale motivo? Perché mai abbastanza, è vero, perché la prima persona che ha creduto in noi, nel nostro progetto, era un'azienda di Vignola specializzata nei sistemi elettronici avanzati. Loro si occupano di automotive, quindi fanno i componenti di elettronica non solo per la Ferrari, ma anche per Ducati, Yamaha. Leo però ha creduto in noi e ha voluto aiutarci, quindi tornando all'impresa,
impresa che decide di fare appunto un dispositivo medico, cos'è che serve? Serve la protezione intellettuale, servono i soldi, perché la ricerca non può essere fatta sicuramente senza i soldi, serve la comunità, perché in parte comunque noi dobbiamo tanto merito anche alle università, ai centri di ricerca che ci stanno supportando, e servono le persone. Grazie. Allora, intanto prima... Funziona, vero? Ok. Prima di fare la domanda vorrei ringraziare Cristian Guetta, il nostro videomaker, che prima tra i ringraziamenti mi sono saltata. Grazie mille, Cristian. Mi raccomando, belle. Belle, bellissime. Ok. L'intelligenza non si può immortalare, quindi ci dobbiamo accontentare di questo quando facciamo le riprese. A proposito di stereotipi femminili, neanche a farlo come dire apposta, la domanda che vorrei fare a te, Mary, è questa. Dicevamo che il mondo dell'imprenditoria femminile si è un po' chiuso in se stesso su alcuni aspetti. A un certo punto si è sviluppata in qualche modo la convinzione che le donne abbiano una marcia in più. La domanda mia è questa: sei realmente convinta che questa cosa sia vera? Nel tuo modo di esercitare la leadership o di vederla esercitata, credi che ci siano delle reali differenze tra donne e uomini? E oggi chi è che, qual è il profilo della donna che ce la fa? Io non amo la definizione. La donna che si fa davanti, la donna, la prima donna in generale, che sia uomo o donna, cioè, proprio una cosa che io non tollero. Io credo molto nella necessità delle competenze. Cioè, occorre studiare, occorre essere sempre più curiosi di sapere. Nel mio piccolo, quello che mi ha resa, tanti mi definiscono leader, io non mi definisco leader perché ho ancora tanto da fare, ho appena 31 anni, il dispositivo ancora non arriva sul mercato, l'altro giorno mi hanno intervistato su tu sei una leader per il campo biomedico, non ancora, cioè non bisogna mai dire sono arrivata e quindi posso essere chissà chi, no, è sempre un percorso a tappe. Si parla di leadership femminile, quindi quello che bisogna fare oggi per poter dire sono una donna con una marcia in più è sicuramente fare rete, confrontarsi con le altre persone, cercare sempre di porsi in un'ottica di parità, cioè c'è da imparare da tutti, non bisogna solo dire io posso apprendere da una persona che ha un background di un certo tipo. Anche la persona che conosciamo tranquillamente per strada può insegnare a noi qualcosa. Io i migliori insegnamenti li ho ricevuti da mia nonna. E mia nonna non ha studiato, o comunque le persone che mi stanno dando di più sono quelle che in realtà non hanno un percorso didattico di chissà che tipo. Io ho due lauree, ho un master, ora ne sto facendo ancora un altro, ma mi definisco alla pari rispetto a tutti quanti gli altri. Io poi penso anche che essere leader oggi è saper apprendere anche dai bambini. Io un esempio che faccio sempre, i bambini cosa fanno quando cadono? Cadono, si guardano intorno, cercano la sicurezza da qualcuno, si rialzano, corrono di nuovo e sorridono. Noi così dobbiamo fare. Cioè essere leader oggi è quella, il leader vero oggi è quella persona che cade, ma nel rialzarsi, nell'andare avanti, sorride sempre. Cerca sempre un motivo in più per dire io posso andare avanti, devo andare avanti. Quindi cerchiamo sempre di fare unione tra le persone, non solo tra le donne. A me non piace dire, mi hanno detto tante associazioni di femminili o quant'altro, mi hanno chiesto di entrare a far parte. Ho detto no, per quale motivo? Perché erano associazioni che pensavano solo alle donne. Io in realtà sono imprenditrice oggi, perché una persona dell'altro sesso ha deciso di condividere un'idea con me. Perché c'è stata condivisione? Perché c'è stato il voler dire io non tengo una cosa solo per me, ma la condivido con qualcun altro. Ecco quello che serve oggi per essere leader. Sbagliare, ma dall'errore capire come andare avanti, sorridere sempre, trovare un motivo per dire io posso ottenere quello che voglio. E quali sono le condizioni per poter ottenere quello che voglio? Me le vado a cercare. Perché se non si cerca oggi quello che si vuole ottenere, non si ottiene mai niente. Grazie. Hai sicuramente detto delle parole molto toccanti, oltre che delle parole giuste, no? Noi, vabbè, crediamo in valori che ci accomunano, tu lo sai.
siamo sulla stessa linea di condotta. Quindi passa la seconda domanda. E qualche mese fa mi è capitato di leggere un articolo su Forbes che citava un po' le start-up da tenere d'occhio nel 2017, e con mia sorpresa c'erano anche start-up del settore dell'healthcare. In particolare si citava proprio Drone Healthcare. Quindi la mia domanda è questa: essenzialmente tu quanto credi sia più difficile essere a capo, occuparsi della comunicazione, nel tuo caso specifico, di una startup nel settore salute? Quindi nel momento in cui il prodotto che vende la tua azienda, che propone la tua azienda, in realtà è un dispositivo medico, quanto è più difficile gestire una startup di questo tipo? È difficilissimo, perché si parla della vita delle persone. Ovvero, noi siamo ancora in un'idea prototipale, si può dire, però abbiamo tanta visibilità perché abbiamo ricevuto tanti riconoscimenti in Italia e all'estero, ed è sempre più difficile perché ci sono delle persone che poi ci contattano e dicono: ma il dispositivo quando sarà pronto? E la cosa più brutta da dire è: il dispositivo ancora non è pronto, ma comunque arriverà sul mercato, prima o poi. Bisogna avere delle competenze. Io in questo momento mi reputo la persona adatta a fare comunicazione, perché ancora non c'è la necessità di dire ho delle competenze specifiche o meno. Il marketing è assolutamente importante, servono, ripeto, sarò ripetitiva. Non lo anticipare, che è la prossima domanda, non mi rubare la risposta delle domande successive. Scherzo. No, in realtà sorridevo prima mentre tu rispondevi alla domanda, dicendo appunto: a me dispiace quando dobbiamo dire alle persone siamo ancora in una fase prototipale. E mi veniva da sorridere perché in realtà in sala con noi, prima tra l'altro non ho dimenticato di ringraziare, ma non avevo ancora guardato bene la sala. Ringrazio questi ragazzi molto giovani che sono seduti tra il pubblico, che a breve costituiranno una startup, SanitUp, e quindi vedevo il tuo sorriso, vedevo il loro sorriso, perché sono nella stessa fase. Loro hanno molte richieste perché si occupano di un dispositivo per il monitoraggio della glicemia per i pazienti diabetici, e quindi loro spesso dicono questa cosa, no? Ci dispiace dire che siamo in una fase ancora prototipale. Quindi colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare anche loro che sono qui oggi, per augurarvi un buon pomeriggio. E ringrazio la presenza anche Claudio Riperna di PCS Net Campania, scusandomi se prima ho mancato dei ringraziamenti. Ok, do la parola a Simona. Ok, a posto. Allora, quando l'impresa nasce giovane è più difficile, ma poi le soddisfazioni saranno più grandi. Allora, la seconda domanda che voglio farti, allora io ho sempre qualche difficoltà, riguarda, allora, prima abbiamo parlato di donne, di leadership, adesso parliamo di soldi, nel senso che soprattutto tra noi giovani c'è questo sogno dell'autonomia, dell'indipendenza, però poi tante volte, soprattutto quando ci si affaccia al mondo dell'impresa, ci si rende conto che sono necessari degli investimenti, sono necessarie delle risorse economiche o finanziarie. Allora, la domanda nuda e cruda è: qual è il tuo rapporto con i soldi e qual è stato rispetto chiaramente a Neuroguard? E la seconda è: secondo te i giovani che oggi non hanno una disponibilità finanziaria che deriva, come dire, dall'aiuto della famiglia o da esperienze lavorative pregresse, in che modo possono accedere, se possono accedere, al mondo dell'impresa? Allora, per rispondere alla prima domanda, noi siamo nati appunto 4 anni fa e finora abbiamo raccolto circa 1,5 milioni. Ma come abbiamo raccolto questo 1,5 milioni? Dividendoci a destra e manca dai bandi della Regione Emilia Romagna, ma credendo ancora prima noi nel nostro progetto, perché come ci insegnano, chi deve fare impresa deve credere prima di tutto in se stesso. E abbiamo avuto il sostegno della nostra famiglia, è quello che dico sempre: la famiglia, senza la famiglia, infatti c'è una sala, una parte della sala in questo momento che è la mia famiglia, e sono contenta di vederli perché dimostrano che effettivamente loro credono in me, credono in noi in questo momento. Però ci sono tante persone che purtroppo non hanno la fortuna di dire abbiamo una necessità. Quindi torno alla seconda domanda: cosa si fa quando non ci sono le spalle forti?
Quando non ci sono le spalle forti si prova a fare richiesta di finanziamenti, come abbiamo fatto noi alla Regione Emilia-Romagna. Noi abbiamo ottenuto anche un finanziamento dal bando Smart Start in Italia, abbiamo raccolto dei finanziamenti anche con investitori esterni. Bisogna cercarle le opportunità, bisogna cercarle e bisogna soprattutto dire ok, provo a vendere la mia idea in qualche modo. Il mio rapporto ora con i soldi è un rapporto di dire io li devo cercare, perché la ricerca medica non può essere fatta se non ci sono le risorse finanziarie. Quindi dico ok, tra bandi, tra il credere noi in prima persona e investitori esterni, la necessità di finanziamenti serve per poter portare avanti la ricerca clinica. A proposito proprio di finanziamenti, meglio i privati o i finanziamenti pubblici? Per la tua esperienza o per la tua opinione? È giusto fare un mix. Noi abbiamo fatto un mix proprio perché non bisogna volgere solo al privato o solo al pubblico. Le occasioni quando arrivano, noi abbiamo fatto domanda di un bando pubblico, l'abbiamo ottenuto, e dopo non abbiamo avuto accesso ad altri bandi pubblici, quindi ci siamo rivolti al privato. Il privato però nel momento in cui arriva deve portare anche delle competenze che siano, non deve essere solo quella persona che porta del capitale e basta, cioè deve essere una persona che effettivamente crede nel progetto e ha voglia di credere negli imprenditori, altrimenti l'impresa non può essere portata avanti, insomma. Quindi chi cerca trova, quindi questo è in termini di finanziamenti. Vai Kate. Che procedo. Mary, se tu mi permetti, io ad ogni domanda accompagno un ringraziamento, come si è potuto notare. Però in realtà mi sono conservata, per così dire, il ringraziamento più importante tra gli ultimi, no? E quindi ringrazio innanzitutto Massimo Varrone, che rappresenta oggi qui l'incubatore di Sperma. Grazie perché ovviamente lui gestisce la nostra presenza qua, ci mette a disposizione le sale col suo team di ragazzi che lavorano con lui e tra l'altro ci ha aiutato soprattutto da ieri ad oggi in un'operazione molto veloce che è avvenuta a stretto giro, in quanto abbiamo avuto tantissime adesioni e quindi grazie a lui e grazie soprattutto a Vincenzo Ripardi, sempre di Città della Scienza, abbiamo avuto a disposizione questa bellissima sala che oggi ci ospita. Quindi io ringrazierei Fondazione IDIS, Città della Scienza. E vado con la domanda. Okay. Allora, Mary, voi in soli 4 anni avete avuto tantissimi premi. Se ne contano più di 10 a livello nazionale, internazionale, tra premi e onorificenze. E avete iniziato con Seed Lab, so che avete avuto dei bandi consistenti dal bando Startup Innovative della Regione Emilia-Romagna, ma soprattutto tu hai ricevuto il premio, in particolare lo European Prize for Women Innovators 2017. Quindi la mia domanda è, tu da comunicatrice, da bravissima comunicatrice quale sei, che suggerimento puoi dare ai giovani start-up? Cioè quanto pesa la comunicazione in una start-up? Quindi questa era la domanda a cui prima stavi dando già la risposta, in qualche modo. Allora, partiamo dal presupposto che la start-up non è fatta di premi. La start-up è fatta di prodotti che devono essere portati sul mercato. I premi ci aiutano nella comunicazione, perché naturalmente dire che Neuronguard ha ricevuto dei riconoscimenti questo aiuta, così come dire che io sono tra le finaliste dello European Prize for Women Innovators, ma non è quello che fa la differenza in una startup, cioè o si crea il prodotto e si porta sul mercato e ancora prima si rispondono a delle esigenze di prodotto e di mercato, oppure la startup non può essere portata avanti. Tante volte ci è stato detto quanti riconoscimenti state avendo, quando è pronto il prodotto. Ecco, bisogna anche saper comunicare il momento giusto. Sono 4 anni che andiamo avanti, tante volte ci chiedono quando riuscite ad arrivare sul mercato. E questa è una domanda un po' più difficile, perché chi conosce il settore medicale sa che per poter portare avanti un progetto medicale, soprattutto poter portare un dispositivo medico sul mercato, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di risorse.
Ecco che da un lato i riconoscimenti aiutano, perché la comunicazione da questo punto di vista aiuta a tenere un po' il ferro caldo sulla startup, però nello stesso momento è anche pericoloso. Quindi se io devo dare un consiglio, appunto quello di dire comunicate sempre la verità. Non dite ho ricevuto il riconoscimento, sono arrivata a chissà quale obiettivo. Non è quello il punto, anzi il riconoscimento è pericoloso. E lo dico che perché all'inizio dell'anno ho iniziato l'anno con la menzione di Wild tra le 50 persone da tenere d'occhio quest'anno. Mi sono sentita addosso una responsabilità pazzesca, perché comunque delle riviste di un certo livello, quando ti dicono sei tra le persone da tenere d'occhio, ok, però intanto voglio dimostrare anche i fatti, per dimostrare che sto portando avanti un'azienda che riesce ad arrivare sul mercato, che sta ottenendo dei riconoscimenti da un punto di vista di risorse finanziarie. E quindi devo comunicare nello stesso momento quello che stiamo portando avanti, la collaborazione con Cambridge, le collaborazioni con le diverse aziende. Anche recentemente addirittura, e qui la parte comunicativa un po' più difficile, una giornalista mi ha chiamato per dire voglio sfruttare la storia del fatto che la startup Neurogard sia nata da un bisogno e soprattutto dal fatto di un ictus in famiglia. Io ho detto di no. Ho detto di no per quale motivo? Perché mi sembrava di strumentalizzare un episodio che ha colpito una persona che non conosco. Però attenzione alla comunicazione, perché i messaggi o vengono trasmessi nel modo più veritiero possibile, soprattutto con umiltà, oppure si rovina l'immagine dell'azienda e della persona. Dopo non si crede più negli imprenditori, perché un imprenditore è tale quando ha dei valori. E questi valori riesce a trasmetterli giorno dopo giorno, nella sua impresa, a casa, per strada, ovunque. Se io mi definisco una persona sincera e umile, devo fare tanto nella mia azienda quanto all'esterno. Altrimenti perdo credibilità e la gente poi dopo non mi segue più. E che senso ha quello? Da comunicatrice della scienza mi trovi completamente d'accordo ancora una volta. E anche in qualche modo mi anticipo sempre, risposto già ad un'altra domanda, perché in qualche modo ci hai detto che cos'è che fa la differenza, che cos'è che ha fatto la differenza fra Neurogard e altre start-up, quindi perché voi l'elemento vostro di forza, che come tu mi hai detto e mi hai spiegato bene, non sono i premi che voi avete ricevuto, ma questo modo corretto ed etico di gestire la comunicazione, quello che vendete e soprattutto i valori che sono dietro Neurogard, dietro di te e dietro Enrico. Ma secondo me non solo questo, se posso aggiungere altro, anche il fatto che siamo dei giovani, siamo dei giovani che portano avanti un progetto imprenditoriale, quindi c'è motivo anche di dire a 30 anni si può fare impresa, si può portare avanti un progetto di questo tipo. Poi le diverse collaborazioni, la collaborazione con l'Università di Cambridge, con l'ospedale Addebrook, con diverse aziende appunto in Inghilterra, aziende che sono state loro a cercarci quando abbiamo ricevuto il riconoscimento 2 anni fa in Silicon Valley da parte degli Intel. È stata la stessa Università di Cambridge che ha detto ragazzi vi voglio al Brain Injury Think Tank, che è una tavola rotonda che organizzano ogni 6 mesi dove portano, presentano le nuove tecnologie che trattano appunto di trauma cranici o comunque danni cerebrali. Quindi quello che fa un'impresa oggi sono anche le connessioni che riesce a creare, la capacità di fare rete, sia con gli stakeholder in generale, con lo Stato, con le istituzioni, con le università, i centri di ricerca e con le altre imprese. Non serve solo dire sono una persona in grado di trasmettere valori, ma devo creare anche continuità e devo rispettare i piani che io appunto ho presentato. Grazie. Allora vi dico e ti dico che recitare la parte della cattiva mi sta diventando sempre più difficile dopo le tue risposte. Sei stata brava tu. Sì, molto. E, la domanda che ho detto, abbiamo probabilmente anche un elemento in più, che è il fatto che siamo giovani. Come giovane tu hai avuto un'esperienza formativa e professionale di respiro fortemente internazionale, no? Hai girato il mondo, sei stato in Argentina, sei stato anche in Cina, se non erro.
collezionando tutta una serie di esperienze formative e professionali che in qualche modo ti hanno poi portato dove sei oggi. La domanda è questa, in realtà è duplice, ce n'è una buona e una cattiva. La domanda buona è, secondo te, quanto oggi la conoscenza dell'inglese o al contrario la non conoscenza, la non padronanza dell'inglese costituiscano un vantaggio competitivo o un ostacolo allo sviluppo di un'impresa, soprattutto se è una startup innovativa? E la domanda invece cattiva è, ma se tutti se ne vanno, qua chi ci rimane a fare impresa di successo, chiaramente? Partiamo dalla prima. Non serve l'inglese, servono le lingue in generale. Serve saper parlare con il cliente che si sceglie, perché se io decido di vendere il mio dispositivo in Cina, posso parlare il cinese oppure non ci vado. E ho fatto le esperienze internazionali, non era solo per apprendere il livello di inglese, ma per conoscere nuove culture, perché ho detto un domani devo avere un bagaglio che sia non solo di tanti libri, tanti mattoni, perché ok, la biblioteca ora a casa è fatta, ma non è quello che mi rende diversa rispetto a qualcun altro, ma sono le diverse persone che ho conosciuto, le diverse culture con cui mi sono confrontata. Servono le lingue, quindi serve avere un pensiero internazionale oggi, ed è quello che alla fine stiamo facendo anche con la nostra azienda. Abbiamo avuto tante difficoltà da un punto di vista linguistico, perché uno dei nostri collaboratori non riusciva a parlare con l'azienda di Cambridge proprio perché c'era un gap da un punto di vista di lingua. E lì mi sono detta, Carlo, meno male, santi i miei genitori che mi hanno spinta a studiare, mi hanno spinta a fare l'esperienza all'estero, perché almeno da questo punto di vista non ho questo ostacolo. Bisogna saper definire appunto l'interlocutore, e soprattutto bisogna saper parlare lo stesso linguaggio. La seconda domanda, io non me ne sono andata, io voglio avere un pensiero internazionale, voglio avere, noi quello che vogliamo fare è creare un'impresa che parta dall'Italia ma con un orizzonte temporale e con una vista comunque verso il mondo intero, perché fare impresa oggi non vuol dire pensare solo al territorio, fare impresa oggi vuol dire pensare a quello di cui il mondo ha bisogno. Non mi piace, spesso dicono ci sono i cervelli in fuga, è un'altra cosa che io proprio non tolgo, i cervelli non sono in fuga, i cervelli semplicemente cercano le occasioni dove sono, se in Italia o comunque in un certo paese o in una certa città io non riesco a trovare quello di cui ho bisogno, perché devo starci? Se non riesco nemmeno a creare quello di cui ho bisogno, io lo cerco dov'è? E cerco di portare poi quello che ho trovato anche nella stessa Italia. Quindi non c'è da lì in fuga, non è vero che le persone se ne vanno, le persone in realtà fanno impresa con una visione diversa rispetto a quella che si può pensare. Grazie. Ok, Mary, vengo all'ultima domanda. In realtà questa domanda non è mia, è una domanda che viene direttamente dalla Silicon Valley, perché te la faccio da parte del nostro chapter director, Andrea Varriale, che mi ha chiesto di chiederti questo. Tu sei di origini, sei di Ottaviano, giusto? Quindi sei comunque campana, no? C'è questa forte identità con la cultura partenopea. Quindi lui era curioso, voleva chiederti qual è l'elemento della cultura partenopea che per te ha rappresentato quella marcia in più da portare nel panorama delle start-up europee, quindi addirittura in Europa, e che ti ha consentito appunto di sentirti più forte. Io penso che il napoletano, o comunque chi è nella regione, abbia la capacità di dire anche se cado mi rialzo, c'è sempre quello spirito positivo. Il fatto anche di creare comunità, è perché noi fondamentalmente sono tutti ospiti e quindi cerchiamo di dire a casa, aggiungi sempre un posto a tavola, quello di dire appunto la condivisione. Cosa ho portato del partenopeo?
un po' l'istinto anche di dire quando qualcuno mi fa arrabbiare inizio a, cioè al massimo dopo RSVE interviene e dici tu direttamente cosa ho portato di partenopeo all'interno dell'azienda, perché almeno hai una prova, e detto da un modenese così almeno abbiamo la prova direttamente. Sicuramente la creatività, il fatto di dire no, proviamo a guardare sempre il tutto con un po' di commedia, un po' di commedia partenopea. Quella, più che la commedia, qualche battutina ogni tanto, perché come dice sempre lui, c'è qualche detto napoletano che rende molto di più, quindi se usiamo qualche termine diverso almeno riusciamo. E quindi del partenopeo, ripeto, il fatto di dire mi risollevo, guardo avanti con il sorriso, perché io dico sempre questo, noi del Mezzogiorno abbiamo sempre sofferto un po' di più, perché siamo sempre stati visti come la regione che viene dopo, come quella che fatica di più, come quella che non ha le condizioni, però chissà perché tutti i manager delle multinazionali sono o di origini campane o comunque del meridione. Per quale motivo? Perché fondamentalmente abbiamo molte più difficoltà, ma le difficoltà le affrontiamo con uno spirito così tanto coraggioso e così tanto di lotta. Siamo dei guerrieri dentro, fondamentalmente. Non abbiamo paura di dire devo affrontare un manager o un vice president o chiunque altro. Ci poniamo tutti alla pari e proviamo sempre a capire qual è il modo migliore per confrontarci con parità. Siamo tutti una famiglia. Siamo tutti una famiglia, siamo tutti uguali, non c'è distinzione, non c'è il fatto di guardare dalla testa verso il basso o viceversa. Quindi questo ho portato, un po' la verve, anche se non mi definisco completamente una napoletana tipica e si capisce anche da come parlo, però comunque... La lo diciamo a tutti, oggi ti abbiamo visto ballare in un museo della scienza, non nasconderlo. Che ballo vuoi? Io ti ho vista, abbiamo le prove, il nostro fotografo ti ha immortalato, le diffonderemo al pubblico. Madre, Luca. Allora, a proposito di napoletanità, non ci siamo messi d'accordo, è successo veramente questa cosa, che l'ultima domanda, perché io mi sento abbastanza affine al chapter director sulla questione del folklore del partenopeo, si conclude proprio con una domanda in dialetto, che sono certa più o meno saremo tutti quanti in grado di comprendere. La domanda è, te la faccio e poi dopo te la spiego, ma chi tuffa fa? Cioè, considerato questo coraggio, questa lotta che comunque ogni giorno sotto forma di sfida, di difficoltà tu affronti, che cos'è che nel tuo sistema di valori ti ha spinto a non limitarti, non accontentarti di cercare un lavoro, ma ti ha portato a creartelo quel lavoro? Qual è la leva in abbinamento qual è la visione di Neurogard? Dov'è che tu insieme ad Enrico e al team di Neurogard volete arrivare? Parlo della visione di Neurogard, quello di trasformare il nostro dispositivo nel defibrillatore automatico per il danno acuto, posizionarci in tutti i luoghi pubblici alla stregua appunto del defibrillatore, così da consentire al personale medico e non di intervenire prontamente. Pensa ad una visione simile, tu papà. E lo fa fare questa visione. Lo fa fare la visione di dire un domani in un posto come questo posso vedere un dispositivo Neurogard. Me lo fa fare le persone che mi circondano, cioè le persone che credono in me ancora prima, quelle che hanno creduto, che mi hanno aiutato ad investire appunto la mia famiglia, e lo ripeto sempre. È fondamentalmente un po' tutta la mia storia, perché tutto quello che ho voluto, io ho lottato veramente, cioè sono stati periodi in cui in una settimana ho fatto anche 3 continenti diversi e mi sono beccata un febbrone poi a 41 perché all'ennesimo viaggio purtroppo il mio organismo non ha retto. Però c'è stato mio padre, quando è venuto a trovarmi, perché febbre 41 e mezzo, naturalmente una persona sta a letto e non si muove, dice ma come facevi ad essere con il computer a letto a continuare a lavorare? Io ho passione per il mio lavoro, io mi sveglio la mattina e sorrido e penso cosa devo fare, perché ci sono le persone giuste, perché io ho una missione, abbiamo una missione, quello di portare appunto sul mercato un dispositivo medico come questo, mo fa fare un dinero a me stessa.
Startup Grand Napoli, Mary, e tutte le persone che sono presenti qui, da Enrico Giuliano a tutte le persone di quali non ricordo pienamente l'elenco, ma che abbiamo già ringraziato. E vorrei che adesso la parola andasse a voi, quindi se ci sono domande, sono certa che ci siano domande da fare. Sì, Massimo Barone, ok, oltre a Massimo, chi ha desiderio di soddisfare una curiosità, di fare una domanda, di capire qualcosa in più, quindi può liberamente chiedere alla nostra Mary, che risponderà. Allora, chi vuol fare domande? Ok, Caterina, perfetto, con il microfono. Grazie di essere venuta qui, siamo contentissimi, sono Massimo Marrone di Campania New Steel, incubatore di Città della Scienza, che è in collaborazione con la Federico II. Ho visto che nel tuo intervento hai posto l'accento soprattutto sull'allenamento delle competenze. Anche alla luce di tutte le start-up che in qualche modo seguiamo, che sono più ospiti, vorrei capire e vorrei sapere da te se secondo te, al di là di quella che è l'enfasi che di solito viene messa sulle risorse economiche che vengono ricercate, se per una start-up anche la ricerca di competenze da acquisire rappresenta una criticità e se per voi lo ha rappresentato o pensi che possa rappresentarlo. Grazie. Grazie Barra alla domanda. La competenza, la ricerca di competenze è stato il primo limite di NeoVanguard, diciamoci la verità. NeoVanguard nasce all'interno di un acceleratore per startup. Enrico era da solo e da solo come medico non poteva creare un'impresa, aveva bisogno di competenze manageriali di tipo economico e di tipo ingegneristico. Se non ci fosse stata appunto questa comunanza, comunque questo mix di competenze, secondo me non avremmo trovato quello con le risorse finanziarie. D'altronde, come si dice sempre, gli investitori credono prima di tutto nelle persone. E le persone devono avere appunto non solo un sistema valoriale, ma devono essere in grado di portare avanti un'impresa. L'impresa è fatta di persone che non solo credono nel progetto, ma possano portare avanti un progetto con il tempo. Quindi può essere un limite, può essere una difficoltà, bisogna trovare delle persone che appunto abbiano i requisiti per poter creare le imprese del futuro. Servono non solo le risorse finanziarie, ma anche quelle appunto personali. Antonio Russolillo. Presentatevi magari quando fate la domanda. Sì, così. Buonasera a tutti, Antonio Russolillo. Ben trovate. Grazie. Una domanda un po' cattiva, secca. Il diavolo si è spostato. Migra. Se oggi dovessi mettere una linea, se hai dato di più tu a NeoVanguard o più NeoVanguard a te. Pensavo di Enrico. E poi, guardando dall'esterno un po' tutto quello che succede in Campania, che è la prima regione del sud per numero di start-up innovative, siamo qua alla nascita del prossimo, speriamo, primo incubatore certificato del sud. Come vedi la situazione? Che cosa magari manca oltre alla ricerca di competenze? Prima domanda. NeoVanguard ha dato di più a me. Perché se sono qui oggi è perché ho preso il meglio dall'esperienza che sto vivendo. Quello che dico sempre, se sono arrivata ad ottenere diversi riconoscimenti è perché come persona ho cercato di prendere il meglio da quello che sto vivendo. D'altronde tutto insegna, e non lo dico solo perché voglio fare chiacchiere o comunque, io da tutto quello che vivo con NeoVanguard, diversi rapporti, posso dire che NeoVanguard sta dando tanto. In un'intervista una volta ho detto la mia vita è NeoVanguard e NeoVanguard è la mia vita, perché per me è la stessa identica cosa. Ci credo così tanto, ci crediamo così tanto, che la nostra vita l'abbiamo stravolta. Perché siamo gli unici che in questo momento ci credono e lavorano full time, e ci sarà un motivo. E voglio che sia sempre così. Perché secondo me il vero imprenditore è quello che dice sempre l'impresa che sta dando di più. Non io che sto dando di più, perché vuol dire che forse secondo te stai lavorando troppo. Ma se lavori non puoi dire troppo tanto, lavori e basta, non puoi quantificare quante ore dedica al tuo progetto o altro. Quindi NeoVanguard mi auguro, e sarà così sicuramente, sarà sempre NeoVanguard che mi darà molto di più. La seconda, cosa manca in Campania?
Campania. Io dico la verità, conosco la Campania perché ci sono nata e penso che quello che in qualche modo manca in questa regione e che sta arrivando fortunatamente, perché tra la IOS Academy o comunque tra tutte le opportunità comunque si sta vedendo qualcosa, un po' di fermento, e io sono contenta, perché se me ne sono andata è proprio perché non vedevo in questa regione quello di cui effettivamente i giovani hanno bisogno. Ma qui c'è un cambiamento, qui qualcuno sta credendo, ci vuole la possibilità di avere delle risorse finanziarie e di metterle a disposizione dei giovani. Ma io parlo tanto soprattutto dei giovani perché io, anche se ho 31 anni, vedo nei bambini, vedo nelle, nelle scuole superiori il futuro del nostro paese. Bisogna credere di più, ma questo sia in Campania ma anche nelle altre regioni. Non posso andare oltre perché non conosco bene il contesto campano, però posso dire che secondo me qualcosa di interessante si sta muovendo e sono contenta perché è bello sentire dire, si parla di Napoli, si parla di Corpore, si parla di Città della Scienza. Non a caso ho scelto questo posto perché per me ha segnato un'infanzia. E quando, cioè, le mie gite alle superiori le facevo tutte qui e sono contenta di essere qui oggi. Dobbiamo creare tutti quanti le condizioni per dire che bisogna fare impresa, punto e basta, a prescindere dalle regioni. Buonasera, grazie alla dottoressa Francesca che è qui. Neri. Neri. Io sono Dario Maizio, tutor di startup per Restart. La mia domanda è anche un po' accademica, abbiamo fatto entrambi la SDA, credo abbia studiato anche tu con Drevi. Sì. SDA. La metodologia a cui ti sei ispirata come MBA partner del progetto, se c'è un qualche consiglio in particolare per noi tutor di startup, se hai un modello ispiratore di una startup di successo che hai studiato, a cui sei ispirata e che poi portare i risultati che siamo qui a celebrare oggi. Grazie. Allora, io sono secondo me un po' atipica, nel senso che non ho un modello di riferimento. Ogni fase della mia vita ha avuto un modello di riferimento. Posso dire che il modello di riferimento, quando ho deciso di intraprendere questa esperienza con Enrico, è stata Sheryl Sandberg, la CEO di Facebook, perché all'interno ho letto il suo libro, Lean, Facciamoci Avanti, dove spiegava appunto la necessità per le donne di dire, a prescindere da tutto, non guardate lo stereotipo, non guardate le difficoltà, ma fatevi avanti e soprattutto mettete in campo le vostre idee. Io non ho un modello di riferimento, ora posso dire che mi ispiro tanto a Barbara Cominelli di Vodafone. Per quale motivo? Perché ho letto recentemente una sua intervista dove parla della necessità all'interno delle aziende di dire facciamo squadra, perché la squadra che vince non il singolo che cerca di fare la prima donna o il primo uomo di turno. In ogni momento ho guardato qualcosa e in base alla storia che ho letto ho trovato dei modelli di riferimento. Quindi non posso dire ce n'è solo uno, ma dipende anche da come si vive la vita, da come si fa impresa, da quello che soprattutto si vuole portare poi avanti. Posso? Vedo che da un punto di vista pratico, se avete applicato una metodologia Lean piuttosto che se avete applicato un metodo a questo sviluppo, se è uno sviluppo che è nato... Il metodo vuol sapere qual è stato. Quello di cercare sempre le condizioni necessarie per fare impresa, perché noi abbiamo avuto così tante porte in faccia che non si riuscivano a trovare i soldi. Io non credo tanto nel metodo, quello didattico, quello di porto il libro direttamente nella pratica. Le competenze servono, il metodo serve, ma in realtà fare impresa, se tu come uomo o come donna, cioè se tu che al mattino decidi come appunto devi portare avanti una tua idea imprenditoriale, puoi pensare a un metodo Lean, però quando le banche ti dicono noi non ti aiutiamo, come lo fa il metodo Lean? Cioè lì a quel punto devi dire ok, chi mi aiuta? Qual è il bando di riferimento? Qual è l'occasione che posso trovare? E l'impresa è fatta di altro. Cioè io veramente sono un po' atipica come start-upper, perché lo start-upper di turno è quello che legge tanti libri provenienti dagli Stati Uniti, di tutti gli
autori e poi cercare di metterli in pratica. Noi il libro vogliamo scriverlo noi piuttosto, perché tutti sanno che a noi piacciono gli startup poco per niente accademici. Ci piacciono tanto. Purtroppo quei libri non li ho nemmeno letti, perché gli Stati Uniti sono una cosa e l'Italia è tutt'altra. Infatti, ne parlavamo proprio prima. C'è qualcun altro? Sì, dunque, Tommaso Renato del Yard S.P.A., il padrone di Giuliano, ce l'ho filmato. Vorrei proprio sapere qualcosa in più sull'esperienza che ho avuto nell'impatto con l'acceleratore all'inizio. Perché credo di aver capito che sia un acceleratore emiliano. No, non è un acceleratore. Era un acceleratore di Milano. Di Milano. E quindi capire soprattutto la tua entrata nell'acceleratore, che cosa ha significato. Questo proprio perché può essere utile, insomma, per noi che stiamo cercando di fare questo. Questa è la domanda. Però voglio dire che davvero ho vissuto un'esperienza di una startup molto bella, molto forte, quindi vi ringrazio per avermi invitato, perché è così che si capisce molto. Noi stiamo facendo una grande fatica in Campania, come detto ci stiamo avviando, qualcosa si comincia a vedere, però non c'è dubbio che bisogna andare fuori. Quindi io l'anno scorso abbiamo seguito tanti giovani, però vediamo che fanno fatica a credere davvero in quello che vogliono fare, a dedicare il tempo che necessita per fare quello che vogliono fare. E quindi il problema della finanza è un problema fino a un certo punto, perché se si inizia pensando alla finanza poi non si va da nessuna parte. E vabbè, mi fermo qui, volevo capire però questa cosa dell'acceleratore che mi interessa molto, grazie. Grazie per la domanda. Noi all'interno dell'acceleratore, Enrico, come ha partecipato? Partiamo appunto dall'inizio. Doveva creare la sua startup, aveva bisogno di un team in grado di rappresentare appunto un'azienda. Io ho deciso di partecipare al programma di accelerazione perché stavo facendo un master a Milano. E questo master dava la possibilità di mettere in pratica effettivamente quello che stavamo studiando, il master dell'imprenditorialità e strategia aziendale. Mi sono avvicinata e qui, secondo me, quello che conta tanto è anche il modo in cui gli acceleratori si mettono in contatto con magari le università, i centri che li circondano, perché volevo cambiare un po' la mia vita. Cioè io ero stanca di dire, gestivo una cooperativa prima, che erogava servizi e supporti centri riabilitativi, ma era un lavoro così tanto statico che non mi motivava. Un po' fa tanto anche la persona, quello che sta vivendo in quel momento, perché io volevo rischiare, volevo dire ok, sto tra i banchi della SDA, ma cos'altro posso fare, non mi basta solo studiare. Io poi ho avuto la fortuna di incontrare lui, che cercava una persona proprio con le mie competenze. Io cercavo qualcuno in grado di sconvolgere un pochettino la mia vita. Quindi quello che avvicina un po' l'acceleratore con le diverse persone è anche un po' il fatto di voler creare impresa, di volersi mettere in discussione. Io quello che noto purtroppo tante volte qui, e questo un po' mi dispiace, è il fatto di lamentarsi troppo spesso di quella che è la situazione attuale. Io mi sono resa conto che quando mi lamento non ottengo niente, se non il vittimismo. Cioè le persone mi fanno il sorrisino oppure ma non ti preoccupare, vai avanti. No, quello no sicuramente. Quello che serve oggi all'interno anche degli acceleratori o altro è il saper motivare sempre le persone che, anche se stiamo vivendo un periodo difficile, però se si crede in qualcosa e soprattutto se vuole portare avanti un progetto, basta andare avanti. Tanto i cazzotti qui tutti in faccia li prendiamo. Un livido va bene, ma i lividi ci sono appunto le creme o altro. Bisogna trovare il modo sempre per dire devo andare avanti, devo avere coraggio, devo avere la determinazione, devo avere la passione e devo credere soprattutto in quello che voglio fare. Perché altrimenti questo paese continuerà ad andare così come sta andando. Non voglio fare polemica,
perché non sono una che ama tanto la politica, proprio perché lo vediamo quello che sta succedendo. Però non basiamoci su quello che la politica ci sta dando. Noi come cittadini abbiamo il dovere di creare un sistema economico che possa creare valore, soprattutto per le nuove generazioni. Quindi, basiamoci su questo. Ecco, Mary, l'ultima domanda di oggi per te. Buonasera, io sono Fabrizio Morrone e sono direttore generale di un'agenzia pubblicitaria, non dico il nome per non fare pubblicità. Lo so, mi sembra un paradosso, ma è una cosa etica, non mi sembra carino dire il nome dell'agenzia. Ascoltandoti mi sono detto un sacco di cose. Quello più interessante è stato un film degli anni 50 che si chiama Lo sport preferito dagli uomini, che sembra una cosa disdicevole, ma non è così. Che era un film praticamente che racconta la storia di un uomo che aveva scritto un libro sulla pesca senza aver mai pescato. E pensavo alle cose che dicevi prima, dei libri che leggiamo, e dall'esperienza che una persona come te sul campo ha fatto e che potrebbe essere un viatico, una bella indicazione per dare qualche dritta a chi ha letto troppo altri libri. Quindi l'invito che ti direi: scrivi un libro. La prima cosa è una domanda, un'affermazione. Quello che vorrei fare in realtà. E infatti, l'altra cosa che sembra interessante, visto che siete al centro dell'attenzione dei media, avete pensato anche a un progetto di comunicazione per diffondere informazioni attraverso la vostra azienda, attraverso la vostra startup? Nel senso che avete un sacco di luce, avete un sacco di illuminazione. Ora, la cosa più stupida, la prevenzione dell'ictus, la cosa più semplice si potrebbe dire. Potrebbe essere anche un'altra dimensione da esplorare all'interno della vostra azienda? Allora, partiamo dalla prima. Io, l'iscrittura di un libro o quant'altro, ognuno di noi deve essere autore del proprio libro. Non dobbiamo essere la copia di qualcun altro. Dobbiamo essere noi in grado di scrivere appunto il nostro futuro. Dobbiamo essere contenti di quello che siamo, e se abbiamo avuto delle difficoltà dobbiamo saperle superare. Il modello di riferimento serve, ma come ho detto prima, ho più modelli di riferimento, perché ogni fase della mia vita ha segnato in particolare sviluppo altro sulla base di quello che stavo vedendo e che osservavo. Secondo punto, il contatto con le associazioni. Abbiamo tanti progetti, ne pensiamo veramente tanti, cioè il punto è che siamo solo noi due. Abbiamo così tanti sogni nel cassetto che però stiamo coltivando, perché ad oggi il dispositivo NeuroGuard è solo un prototipo. Abbiamo i test sull'uomo nei prossimi mesi, i primi test sui volontari. Nel momento in cui sarà verificata appunto l'efficacia clinica del dispositivo NeuroGuard su volontario umano, a quel punto partiranno tanti tipi di progetti, però ci vuole prima il dato. Come dicevo prima, se non ci sono dei dati, non possiamo sfruttare soprattutto solamente i riconoscimenti che abbiamo ottenuto. Da un punto di vista clinico, cosa diciamo? Cerchiamo prima di ottenere risultati sul volontario umano, dopodiché possiamo creare tanti tipi di progetti e possiamo metterci in contatto con tanti tipi di associazioni di categoria. Cioè, prima citavi appunto lo stroke, l'ictus, ma c'è anche l'arresto cardiaco, ma ce ne sono tante altre che possono avere un sostegno a noi. Grazie. Allora, se mi lasciate un attimo, che sono veramente richiestissima oggi, quindi facciamo un'eccezione perché c'è buona, vuole farti l'ultima domanda. Vuole chiudere lui? The last but not least. Grazie per la presentazione innanzitutto, e soprattutto Gabriele Cerbone incubato in Campania New Steel. Bene, per quello che può valere ti faccio i miei complimenti, insomma, per la persona Mary Franzese, perché è un 85 che parla di valori e trasmette i messaggi che hai trasmesso tu oggi, penso che ce ne siano pochi in Italia e nel mondo. La domanda che ti faccio però è purtroppo più economica. Mi basta di capire che avete ricevuto 1,5 milioni,
secondo me sono tanti soldini, in realtà non sono molto esperto nel settore medicale. Allora domando, di cosa avreste bisogno, visto che forse suppongo errando che i soldini non ne avete bisogno, per poter portare a compimento quello che è il vostro progetto, in termini di competenze piuttosto che conoscenze, non so. Allora, partiamo dal fatto che 1,5 milioni sembra tanto, però per la ricerca medica non è assolutamente tanto. Noi, pensa che abbiamo ottenuto 2 brevetti, ma abbiamo depositato proprietà intellettuale, domanda di richiesta, proprietà intellettuale in 15 paesi nel mondo. E i paesi depositari domanda di brevetto costa veramente molto, soprattutto per un dispositivo medico. Io non voglio dare i numeri qui. Però essere in contatto con centri di ricerca quali Cambridge o fare la sperimentazione in laboratorio. Ti faccio solo un esempio. Noi abbiamo fatto i test su volontari, su modello animale, e ogni modello animale costava 5.000 euro. Sono numeri e noi ne abbiamo testati diversi. Quindi i soldi ci sono stati, sì, ma li abbiamo sfruttati in un modo così tanto centellinato che addirittura i nostri soci, quando sono entrati, hanno detto: ragazzi, complimenti per la gestione che fate. Comunque, quanto serve ora per arrivare poi dopo sul mercato? Servono 2,5 milioni. Ma questi 2,5 milioni perché servono? Perché ci sono 500.000 euro solo di ricerca clinica. Ogni paziente a ruolarlo costa 5.000 euro. 5.000 euro ogni paziente, ma un unico paziente non ti serve, ne servono almeno 10 e sono i primi 50.000. E come si fa la ricerca? Perché oggi si dice la ricerca non va avanti, ci vogliono soldi? Appunto perché effettivamente è così. Quindi cosa dire? Servono soldi, serve che qualcuno creda nelle persone, ma servono soprattutto tutto quello che può creare un'impresa del futuro. Serve uno stabilimento dove uno può fare la produzione. Ci sono così tante cose che fare impresa oggi serve, cioè costa oggi fare impresa. Quindi grazie. Ok, allora di finanziamento, Mary, tu non lo sai, però noi ti abbiamo fatto un regalo, cioè ogni ospite si impegna a lasciare 100 euro all'ingresso per finanziare Nero. Questo è l'altro lato della medaglia di cui voi non eravate a conoscenza. Vedo smettenti in atto. Allora, in realtà posso parlare, no? Visto che è venuto pure lui Enrico, vuol dire, prima avete fatto una domanda, cosa c'è di partenopeo? Assolutamente sì, all'interno di te. Mi farebbe piacere veramente coinvolgerlo perché è arrivato da Modena qui. Buonasera a tutti, grazie, grazie dell'ospitalità, credo che sia un evento molto bello. Da Modena siamo venuti insieme questa mattina. Ecco, credo che una delle qualità che a mio avviso in Mary è proprio la tenacia. La tenacia di non scoraggiarsi mai. A volte, appunto, arrivano delle situazioni dove ci si trova in difficoltà e si deve dire no, andiamo avanti lo stesso. E credo che questa tenacia, questa resilienza, come altri la vogliono chiamare, sia una qualità molto importante, e io associo questo fatto alla provenienza di Mary, alle sue origini culturali, per cui credo abbia portato grande valore e grande energia a loro. Chiaramente non è vero che vi aspetta il contributo all'ingresso, però vi aspetta il buffet, quello è d'obbligo, vino, cibo che fa sempre bene, i migliori affari si chiudono a tavola, quindi se volete, è vero, però da imprenditrice è così, se ci si chiude a tavola. L'ho detto anche io, fatti dire a chi. Perfetto. Per cui fate conoscenza, fate...
fate cibo, fate qualcosa e ci vediamo socializzate. Ci vediamo al prossimo evento.